Dunque, io partirò non certo facendo una lezione di fisica, però cercherò di farvi vedere come nella medicina moderna la fisica gioca un ruolo fondamentale. Allora ho portato due strumentini. Questo lo riconoscete tutti, che cos'è? È un diapason, quindi una forchetta sostanzialmente, eccola qua. E poi ho portato una seconda forchetta che è esattamente uguale alla prima. Questa è uguale a questa. La metto in questa cassa per far risuonare maggiormente, perché se tenessi in mano il diapason, vedete, lo riprendo, non si sentirebbe bene la vibrazione. Mentre se adesso la metto qua e a questo punto eccito il primo diapason in questo modo e poi fermo, vedete, me lo porto, quello là si è messo a oscillare. Ma io ho eccitato questo, non ho eccitato questo. E se facciamo la controprova, io eccito questo, mi porto via e a questo punto che cosa è venuto tra i due diapason? È venuto quello che noi fisici chiamiamo risonanza, ovvero eccito uno, poi lo blocco, risuona questo. Eccito questo, risuona quest'altro. Qual è la condizione però della risonanza? Che le due forchette siano esattamente identiche. E identiche dicono soltanto nella forma, ma anche nella sostanza, cioè il materiale deve essere esattamente uguale. Se io vi avessi portato qui un diapasono alto così e l'avessi messo vicinissimo a questo, il diapason questo non sarebbe stato in qualche modo eccitato dalla vibrazione di questo. Interessante questo fenomeno. Come mai vi siete domandati come mai questo che io eccito fa variare questo qua? E vuol dire che mi metto di qua, prendo un pennarello, questo era il primo diapason, eccolo qua, questo è il secondo diapason, e tra i due esiste l'aria, certo esiste l'aria. E l'aria io come posso rappresentarla? La posso rappresentarla in questo modo, guardate, come delle specie di materassini di aria, uno appoggiato all'altro, eccolo qui, finisco, ecco. Allora, se io a questo punto col martelletto do una botta a questo, il primo materassino si allarga, il secondo che è appoggiato si allarga, il terzo, fino alla fine, e questo che appoggia su questo materassino si allarga. Ma ho portato un'altra macchina incredibile che tutti voi conoscete, che è una radio, vedete? L'ho portata apposta. Perché? Perché mentre questa possiamo dire che è una reazione di tipo meccanico, quindi quello si mette a vibrare perché è appoggiato ai materassini per cui si spostano, diciamo, le braccia, non è un brutto segno questo, del diapason, ma in questo caso qui. Qui giro e continuo a sentire delle cose strane che capitano qui dentro e che noi sicuramente non possiamo ascoltare se non attraverso questo meccanismo. Vedete che io continuo a girare e qui sento quest'onda, questo sento questa. Questo è molto schermato, c'è il radiomicrofono, ci sono le cose, evidentemente qui questo palazzo è fatto con dei criteri giusti, ma continua a cambiare delle, si dice, delle frequenze.
Ma le frequenze dove sono? Quello lì, quel dispositivo, è in grado di captare delle onde che sono qui dentro e che noi non ascoltiamo, e quella radio deve avere nell'interno un meccanismo che adesso cercherò di spiegarvi, ma ho detto non faccio una lezione di fisica. Ha dentro un meccanismo in grado di captare queste onde, ovvero traduciamo meglio la captazione delle onde. È in grado di risuonare su quell'onda. E se io cambio, giro quella specie di manopolina che avete visto che giravo, è in grado di captare un'altra onda. E se giro ancora, un'altra onda. Ma cavolo! Allora, lì dentro ci deve essere un mago, perché facendo variare qualcosa io riesco a far risuonare questa radio con onde via via diverse, molto diverse, con una diversità che è caratteristica dell'onda e che si chiama frequenza. Allora, vado qui di nuovo e dico, cosa ho fatto io attraverso quella radio lì? Ho fatto una cosa interessante, che è questa. Vuol dire che nella nostra aria qui dentro ci sono delle onde, io ve le faccio belle, poi non sarà così bella. Se questa è il tempo e questa è l'ampiezza, l'onda che ho ricevuto era questa qua, la prima che vi ho fatto ascoltare. La seconda che vi ho fatto ascoltare è questa qua, che come vedete è un po' diversa dalla prima. Similare, ma cos'è che cambia? Che cosa cambia tra la verde e la rossa? Cambia la frequenza, che è un parametro fondamentale delle onde, compreso le onde nostre, che adesso di cui parlerò. E se mi divertivo, visto che ve ne ho fatto una terza, eccola qua. Cos'è cambiato rispetto all'onda prima che era la verde? Cambiata la frequenza, non è cambiata l'ampiezza. Ve le ho fatte tutte alte uguali, guardala qua l'altezza, eccola, tutto uguale. Cambia la frequenza, è come se io avessi una fisarmonica, quindi per farvi capire, e io non faccio suonare la fisarmonica, ma guardate il soffietto della fisarmonica cosa fa, dà delle specie di onde che sono uguali d'ampiezza, perché la fisarmonica c'ha questa, il soffietto esattamente identico, però cambia la frequenza. E allora come posso definire la frequenza di un'onda, che è fondamentale? Posso definirla come il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. Che vuol dire? Aspetta che guardo. L'unità di tempo è un secondo. Ecco, se io facessi questo movimento in un secondo, mi sposto così, ritorno così, mi giro da questa parte e rifaccio lo stesso movimento, voi contate il numero delle oscillazioni che sto facendo io, questo si chiama frequenza. Allora la caratteristica più importante che voi dovete mettervi in testa è la frequenza di un'onda, che è quella là. Quante oscillazioni complete avvengono nell'unità di tempo che noi fisici abbiamo definito secondo. Bene, chiarito questo aspetto, adesso faccio il medico, non faccio più il fisico. Salto perché mi hanno detto che è il tempo per andare a preparare il discorso di Carlos, è quello che è. Allora io parlerò di questo.
Tenete presente che tutte le persone che dicono cose nuove vengono considerate fuori di testa, e io sono uno di questi. Ma però sono un fuori di testa, direi particolare, perché mi baso su dei principi che arrivano da lontano, ma quei principi hanno modificato totalmente l'aspetto fisico. E siccome dopo faccio il medico, ho detto tra poco faccio il medico, vedrete come modifichiamo la medicina. E vedete cosa significa l'informazione di cui avete sentito parlare. E vedete cosa significa reti dell'informazione di cui avete sentito parlare. E allora, in fin dei conti, sono un fuori di testa che però utilizza dei principi che non sono per niente fuori di testa. Quel signore lì lo conoscete tutti, è certo Einstein. Ma lui, anche lui, nel momento in cui ha fatto la lezione, è stato considerato fuori di testa a tale punto che ha rischiato di essere buttato fuori dall'università. Lui, perché? Perché faccio questo esempio. Eccolo qua. Questo è un portafoglio, ovviamente. Lo vedete? Questo portafoglio ha peso. Certo, lo sostengo io con la mano, perché se tolgo la mano, il portafoglio cade per terra. Ovvio. Questa cosa è strarisaputa nella fisica antica prima di lui. Perché? Questo portafoglio ha peso, il peso è una forza, a tale punto ho detto che se lascio la mano cade per terra, ma il peso caratterizza questo portafoglio attraverso una grandezza correlata al suo peso, che si chiama massa, sulla quale noi faremo dei discorsi importanti, visto che il nostro corpo è formato da masse, è certo, N masse. E se poi spacco quelle masse e vado sotto ancora, e guarda quante masse, arrivo fino alle cellule, arrivo fino al DNA, arrivo fino all'infinitesimo. Ma stiamo sulla massa questa. Quindi per i fisici la massa era una grandezza legata al peso dell'oggetto. Arriva Einstein e dice: cari colleghi, voi siete, in questo momento imito Einstein, voi siete i colleghi dell'università, io arrivo e dico: guardate, ho avuto una pensata, ho studiato il valore della massa, mi sono occupato di questo parametro che è fondamentale e vi devo dire che la massa è una forma di energia. Cioè, la massa che era legata al peso è diventata una forma di energia. Ovvero l'energia può essere vista come forma di massa. Quindi massa o energia sono una cosa diversa, perché l'energia è una cosa, la massa è un'altra, ma strettamente correlate tra di loro. Addirittura io potrei confondere il concetto di energia col concetto di massa o viceversa. Ma che cosa ha detto questo signore in quella famosa lezione che ha fatto e che ha comportato quasi la sua espulsione? Ecco perché dicevo, attenzione che quando qualcuno dice qualcosa di nuovo e noi ogni volta che parliamo diciamo delle cose nuove. Andiamo nella medicina, sì, ma su una medicina biofisica, non su una medicina biochimica, certo. E quindi diciamo e continuiamo a dire cose nuove. Cose nuove che possono suonare totalmente in maniera diversa rispetto alla tradizione della medicina classica, nella quale tutti noi ci riconosciamo. Noi siamo medici davvero, ci siamo lavorati davvero. Non è che buttiamo tutte le ortiche. Diciamo che c'è un aspetto che i nostri professori non hanno mai considerato. Perché? È perché lo ignoravano, non lo sapevano. Ma che cosa ha detto quel signore lì? Lo so a memoria, ma voi leggetevelo. La prima cosa importante era in effetti quella che vi ho raccontato, la massa è una forma di energia, che è quella che caratterizza Einstein. Ma ha detto delle cose ancora, secondo me, più importanti. Ha detto, oh, guardate che voi
che fate i medici, continuate a ragionare come se il corpo umano fosse scomponibile in n parti. E a questo punto vedo il fegato, te lo tiro fuori, eccolo qua il fegato, ce l'ho in mano. C'è il concetto di massa nel fegato, se io lascio le mani, pam, mi cade per terra. Ma guarda che se tu studi il fegato fuori dal corpo e te lo tieni qua e lo studi e lo valuti, fai un errore. Ma perché fai un errore? Perché in un sistema complesso come il corpo umano tu non puoi parzializzare, perché ci sono interazioni, e se tu non lo studi dentro non puoi considerare le interazioni. Allora la prima cosa, gli elementi di un sistema non sono isolabili dal contesto in cui si trovano. Altra botta che ha dato a noi, altra botta. E la cosa secondo me più importante dal punto di vista della logica, legata all'energia, legata alla vita nostra e di tutti gli esseri viventi. Che è successo? Ah, oh. Sono occorso perché devo andare velocemente. Quindi va alla rete, va, che bello. Va. Ecco, aspetta. Ok. Ma la cosa, dicevo, più importante è questa. Guardate un po', la bevo perché sennò non posso farvi il vuoto. Che cos'è il vuoto per noi fisici antichi? Cos'era? La devo bere perché sennò non lo vedete. Ecco qua, per i fisici antichi il vuoto è questo. Oh, non c'è dentro niente. È vuoto. Forse l'esempio più bello è questo che mi sta venendo in mente. Il vuoto è una notte buia che più buia non si può. Ottimo. Non vedo veramente un tubo. Il vuoto della fisica quantistica introdotto da quel signore là è un buio che più buio non si può, ma con dei flash di luce. Dei flash di luce? Ma cosa sono questi flash di luce? La luce è generata da una sorgente che produce fotoni o quanti di energia, che io non vi faccio vedere perché ho dovuto già saltare 3 slide davanti. Ah, cavolo! Ma tu vuoi dire allora che dal vuoto nasce la vita? Tutto ciò che è avvenuto dalla nascita, dai milioni e miliardi di anni, è dovuto al fatto che la vita nasce dal fatto che il vuoto genera energia. Certo, allora vuol dire che dopo di noi, i nostri figli, nipoti, pronipoti e compagnia bella, avranno sempre una forma di vita, certo. Perché? Perché l'attivazione della vita avviene attraverso i fotoni che provengono dal vuoto. Quindi la vita ci sarà sempre, questo è il discorso, a meno che non esploda il mondo. Ma quello che io vi ho disegnato è quello che c'è scritto lì, che arriva da Einstein. L'energia, non imparatevi le formule, l'energia, dimenticate la velocità della luce al quadrato, l'energia è una forma di massa. E a questo punto l'energia come si traduce? Perché insomma l'energia come si traduce? Con un'onda si traduce, bene. E l'onda, qual è la caratteristica più importante di quell'onda? È l'ampiezza, manco col cavolo. È lo sfasamento tra l'onda verde, rossa e nera, manco col cavolo. La cosa
caratteristica dell'energia che io ho captato attraverso la radio è la frequenza. Poi è chiaro che gioca un ruolo importante anche l'ampiezza, per carità, la fase, per carità, ma certo, ma questo non faccio una lezione di fisica, quindi chi se ne frega? Ma allora, se l'energia è proporzionale alla massa e la massa è proporzionale all'energia, l'energia è espressa dalla frequenza, vuol dire che ogni corpo che ha massa, che ha più masse, ogni massa è rappresentata dalla grandezza frequenza. Ah, cavolo! Allora davvero faccio il medico. Ah, ma cavolaccio, allora ho preso il fegato. C'ha massa, massa fegato, frequenza fegato. E se prendo il pancreas? Massa pancreas, energia pancreas. E quindi frequenza pancreas. Ah cavolo, allora guarda un po', guarda un po'. Ecco il fegato. Il fegato c'ha massa M1, energia è 1, frequenza è 1, ovvio. Ma se adesso io ti prendo quel fegato lì e guarda caso ci ho messo dentro al fegato una massa diversa rispetto alla massa originale, potrò dire che una parte c'ha emissione di energia 1, massa 1, frequenza 1 e all'apice di quel fegato c'è una massa che è cambiata. E certo, c'è massa M2, energia è 2, frequenza è 2. Ah, ma allora io potrei discriminare se quel fegato ha nella sua struttura un qualcosa che ha modificato parzialmente, per non dire totalmente, parzialmente una massa. E cacchio, certo, la sua energia, che equivale alla sua massa e che equivale a una frequenza diversa. Ah, adesso qui mi sono divertito, perché sono sempre i fisici, badate bene, sono sempre i fisici. Non è che voglio portare l'acqua al mio mulino, ma sono sempre i fisici. Perché il secondo è questo qua. Chi ha fatto questo qua? Ha preso il Nobel anche lui, eh? E cosa ha fatto in maniera un po' diversa rispetto a Einstein? Guarda, ho disegnato una massa balorda, l'ho disegnata così, avrei potuto disegnare in altro modo. Guardala un po' quella massa lì, guardala, ce l'ho tra le mie mani. Adesso fate un bello sforzone, facciamo uno sforzo di fantasia e seguite il mio discorso. Se io prendo quella massa lì e la stringessi in una maniera incredibile a tale punto che faccio identificare quella massa che ho in mezzo alle mani in un punto che chiamerò nucleone. Che cacchio è il nucleone? È la massa concentrata. Allora, c'ho una massa, avevo preso il fegato, guardalo qui, lo stringo, e arriva che la massa concentrata del fegato è in un punto e vale 1. Vale 1, 1. E allora quel fisico che ha preso il Nobel, che cosa ha dimostrato? Ma scusa, la massa era questa qua, Se tu me l'hai concentrata e vale 1, quello che tu avevi in mano cos'era? Quanto era quella massa lì? Era l'energia sottesa a quella massa. E quanto vale quell'energia lì? Te lo dico io quanto vale. 1 miliardo di volte. Cosa hai detto? 1 miliardo di volte. Ma voi sapete cos'è 1 miliardo di volte rispetto a 1? È 1 con 9 zeri. Capito? 9 zeri. E io faccio il medico? Io faccio il medico, Non è una balla, faccio il medico. E ogni volta io sul mio fegato faccio fare
Gli esami del sangue? Sì, signore. Trovo che c'è qualche parametro che non va. Ok. Non sono stupido, gli faccio fare subito un'ecografia. Vedo che la massa del fegato c'ha qualcosa che non va. Allora dico, vai, facciamogli un attacco. No, facciamogli la risonanza, anche se costa di più. Vai, fai la risonanza. E vedo sempre la massa. Sempre la massa. Faccio il medico e guardo sempre solo la massa. Ma perdo 1 miliardo di informazioni che sono legate alla valutazione della sua energia. Ecco perché cominciamo adesso nella medicina a introdurre concetti che sono di energia. E certo, perché da 20 anni continuiamo a dirlo noi. Tra lo storcimento di naso, per non dire qualche altra cosa, di tutti gli altri che stanno ad ascoltarci. Ma noi non contiamo delle palle, perché partiamo da dei concetti che sono della fisica moderna, non della fisica antica. E allora guardate un po', ecco quello. Ma le cose più importanti arrivano adesso. Eccoli la massa, op, guarda un po', come si esprime l'energia con le onde che vi ho disegnato, guardale là. Che sono le onde che avevo sentito grazie a questo. E così nessuno può dire, vabbè, dai, bisogna fare un atto di fede. Atto di fede cosa? Te l'ho fatto vedere. Non lo sento io l'energia qua. Non la sento, non la vedo, non la tocco. Ma guarda caso la sento. Eccola, attraverso strumenti. Eccola, attraverso quella massa. E adesso ti dico, guarda un po', guarda cosa mi ha detto questo fisico che ci ha preso letteralmente a calci nel sedere. Vogliamo leggerlo insieme? Io lo so a memoria, l'ho scritto. Il rapporto tra fotoni. Cos'è sono i fotoni? Energia. Il rapporto tra fotoni e nucleoni è circa 1 miliardo a 1. In effetti, se per essere preciso da fisico, è 9,78 per 10 all'ottava, ovvero 9,78 è quasi 10, 10 per 10 all'ottava e 10 alla nona, ovvero 1 miliardo. Ma ho detto non faccio il fisico. Ma quello che lui ha detto è quasi pazzesco, perché ha detto esiste circa 1 miliardo di quanti interattivi. Quando parliamo di quanti, medicina quantistica arriva di lì, ma ho saltato le slides, quindi non potevo dirvi da dove arrivano. Quando parlo di quanti o di fotoni, è esattamente la stessa cosa. Sono due concetti che esprimono la stessa identica cosa. Allora, circa 1 miliardo di quanti interattivi, ovvero di fotoni, preposti alla materia in più rispetto alla materia stessa, concentrata nel nucleone. Adesso arrivo al bello, perché poi chiudo, non ho più tempo. Cosa ci ha detto quel fisico? Ha detto che, guarda, che il rapporto tra i fotoni e i nucleoni, ovvero l'energia e la massa, è una costante naturale, che non dipende dalla tipologia, quindi della materia. Quindi io ho preso il fegato, ma vale per il pancreas, vale per il polmone, vale per il cuore, vale per la C1, guardala qua, vale per la C2, C3, fino alla S1, S2, S3. Vale nello stesso modo. E poi le cose più bestiali sono le ultime due. La penultima l'accetto ancora. Se si osserva solo la materia, come ad esempio nella chimica, si comprende solo 1 miliardesimo della sua realtà. Quindi noi continuiamo a occuparci di 1 miliardesimo della realtà. E l'ultima. L'ultima. Tutte le cause nel comportamento della materia sono da vedere nella interazione tra i fotoni, ovvero l'energia e i nucleoni. Cosa ha voluto dire lui? Ha voluto dire che la patologia, la malattia, è dovuta al fatto che è sbagliato l'interazione tra la massa e l'energia. Questo ha voluto dire.
e voi capite bene che questo diventa stravolgente. Io mi fanno segno che devo smettere perché adesso c'è Carlos, ma vediamo un po' cosa c'era. Ah, eccolo qua, guarda un po'. Allora mi sono divertito a fare questo, e questo è vero, non è inventato dal Giorgio Spaggiari, Guarda un po', ho fatto questo segnale che esce dal mio organismo, guardalo qua. La miseria, ma che porcata è questa qua? Sì, questa è una porcata, è vero. Come lo interpreti, caro Spaggiari, quella roba che esce da te? Ah, la interpreto, te lo dico io. Se faccio la somma di quest'onda più questa, 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 il risultato è proprio questo. Cosa ho voluto dire? Ho voluto dire una cosa essenziale, che dal corpo umano escono delle cose difficilmente interpretabili. Ancora adesso difficilmente interpretabili, ma ricordate che queste cose difficilmente interpretabili sono ottenute da somme di onde di quel genere là, molto belle, tutte sinusoidali, ad ampiezza e a frequenza diversa, che compongono proprio questo segnale. Quindi il futuro sarà l'esame dei segnali che escono dal corpo umano, che non è altro che la traduzione dell'energia proveniente dai vari organi, che io comunque posso interpretare con questo sviluppo che si chiama sviluppo di Fourier. Basta, perché ci vedremo domani, va.